Chi vedrà questo video su YouTube, bentornati sul canale. Senta, qua ci muovami, ma io non mi dico, senta, dove è? A cosa c'è lì? A me non hanno distrutto il museo del Louvre dove sta la mamma Lisa. Allora, andiamo un po'. La cosa più importante. Lo so tu. Lo so tu. Oh, era un milione di quella colore che si doveva comprare. L'originale. Milioni. Di euro. Di euro. Ma lì che è come la nostra di miliardo di euro. Ottavio. Milioni e milioni. Milioni e milioni. Costeranno milioni. Costeranno milioni e milioni. Lo so, così, la dirtelo. Hai detto la differenza. Lo faccio il giro per dietro. Vediamo un attimo se riesco a togliere. Non andare se devo la freccia, vai Se riesco a a togliere casa. l'audio. Bisogna Un installare il attimo. sistema. Allora. Parti. Non posso farlo. Audio. Ma ci devi arrivare? Con lì dove c'è la caramella. Allora, come avrete detto nel titolo, Ah, potete parlare. andremo a comprare il quarto stabilimento, che è quello dei documenti falsi. Mostra i quadri. Non puoi scendere. Faremo del danzarci con Carmine, che grazie a lui, Daniele, Tessolo, Brian, Regalbuto, Da Punto, Sabatino. E beh, ho Allora, giocato con tutti loro. Ho giocato con Carmine, ho giocato con Regalbuto e andiamo Coccola. qua, Guarda tutto, metanfetamina. Bob. A Fortnite. Si azzecca, sta sbocciando durante questa cassetta. Ma si vede pure che si mette a giocare a Fortnite come un pro. Allora, beh, io sto giocando a tutti, io sono Proviamo a assurdo, cambiare sessione. sono a reggia, guarda. Di sentire questo nell'orecchio non ci voglio, non sono capace a cambiare. A togliere la chat. Comunque, stiamo dicendo, in questo video andremo a modificare alcune, a migliorare alcune attività, attrezzature personale dei stabilimenti che già abbiamo. Più compriamo lo stabilimento dei soldi, dei documenti falsi, così abbiamo quattro stabilimenti. Logicamente ci facciamo un po' di missioni. Tutto questo in più o meno, cerchiamo di farlo in 40 minuti, che oggi non ho molto tempo. Vediamo un po' cosa combiniamo oggi. Tanto anche buon sabato a tutti, tra l'altro. Intanto sentite, è venuto su un po' di caffè, se lo volete ve lo offro.
sempre più lento a caricare. Dai, guarda quanto ci metto. Si è messo a dormire. È stanco, tutte queste attività. Allora, poi volevo provare a comprare anche l'officina del clubhouse. Allora, vediamo un po'. Abbiamo detto metanfetamine, c'è già qualcosa di merce. Io prima mi ero collegato, avevo comprato un po' di scorte, però vedo che ancora non sono arrivate. Boh. Vabbè, allora prendiamo l'enduro, che è quella che ho vinto al casinò. Impostiamo la meta. Della metanfetamina è questa, giusto? Sì, come al solito, speriamo che non ci siano rompiscatole. Ho sfiorato il guardrail di 1 mm. Per esperienza personale, che l'ho vissuto sia ieri che stamattina, posso dire, non accumulate troppa merce negli stabilimenti, perché se accumulate troppa merce e poi andate a venderla, se siete da soli in sessione e non avete amici, fate molta fatica. Io ho fatto 3 consegne su 4 della cocaina. E da guadagnare 220 mila dollari così puliti, ne ho guadagnati 180, mi sembra, 160, e poi per fortuna mi ha dato un bonus di altri 200 dollari, perché avevo venduto con tante persone in sessione, mi ha salvato quello, diciamo. Però voi non accumulate troppo, è un consiglio spassionato che vi do. Me l'avevano detto, ma non ci credevo, e poi io ho dovuto appurare, l'ho appurato su me stesso, che è molto difficile vendere poi con che devo andare in giro con 4 moto. Allora, intanto vendiamo questa. Consegna sola, andiamo la moto al deposito. Ah, lascio una moto per prendere un'altra. Che bello. Per fortuna sono solo 4 km. Quella che ho fatto stamattina erano 4 consegne, la più vicina erano 4 km e mezzo, la più lontana era 8 km con le moto così. È diventato un po'. Adesso c'è anche il segnale globale, ma mi sembra che tutti erano giù in centro città.
quindi sono abbastanza tranquillo. Dovrebbe essere una consegna easy easy, 60.000 dollari easy. Dovrebbero essere. Dov'è sta curva? Ah, è qua. Allora, io di solito quando guardavo gli altri video degli altri youtuber dicevo, ah, ma voglio il palazzo anch'io. Voglio diventare un CEO, un boss, voglio fare di tutto. Invece ho scoperto che ti diverti, primo ti diverti di più con questi stabilimenti qua. E secondo, se hai un po' di esperienza riesci a farti un po' di soldini anche con questi. Tra l'altro approfittatene questa settimana qua, fino a mercoledì ci sono gli sconti sui clubhouse e su tutte le attività, cocaina, metanfetamina, gli stabilimenti, potete trovarli tutti a metà prezzo. E anche le migliorie, personale, attrezzature. Stavo schiantando. Sembra che non ci sia nessuno che ci possa rompere le scatole. Facciamo questo consegno. E poi sono indeciso se prendermi il clubhouse o no. Facciato 73.000 dollari, lì me ne dava 62, invece 11.000 dollari in più. Questo perché? Perché abbiamo consegnato con gente in sessione, quindi diciamo sono tornati di nuovo a 500.000 dollari. Ora chiamo il mio meccanico. Faccio portare la mia macchinina bella bella che l'ho comprata a zero. Questa macchina ragazzi è una bomba. Quindi vedete, se volete potete farvi soldi anche così, è molto semplice. Logicamente in stella la cocaina, metanfetamina e erba, che sono quelli che pagano di più. Poi passate a documenti e soldi. Bisogna vedere una cosa perché voglio vedere. Anzi no. Andiamo qua. Però di qua se c'è un negozio di armi mi interessava parecchio. Volevo comprarmi un'arma nuova, ma vabbè.
Poi me la compro. Allora, andiamo al stabilimento di metanfetamina. Ok, in un'altra occasione le scorte le avrei comprate, ma siccome voglio prendermi l'altro stabilimento, quindi i soldi me li tengo. La mia macchina. La mia macchina. La mia macchina. Chiamiamo l'assicurazione. Hello, this is Morse Mutual Insurance. Sure. Ah, mi dà un veicolo in sostituzione. Ma no, dove cazzo me l'hai messa? Inculata. Ma allora sei proprio. Guarda. Cioè, vabbè. Lasciamo stare qua. Non commento che è meglio. Allora. Perché devo andare io? Ah, sì. Perché mi sta facendo. E l'auto dove cacchio me l'ha messo? Ma perché non vedo l'auto? Ah, è qua. No. Guarda che auto mi hanno dato. Vabbè, anzi, facciamo così, va. L'auto la recuperiamo dopo. Andiamo allo stabilimento prima. Da cacchio è? Qua. Tanto la missione magari sarà in centro. Andrà a recuperare la merce. Quindi vi consiglio di fare rifornimento di uno stabilimento, poi andate nell'altro, fate un altro rifornimento. Prima fate il rifornimento di tutti gli stabilimenti. E poi man mano andate a vendere, non accumulateli, mi raccomando. Anche che sia solo 20.000, non importa, vendete. Tanto questa settimana qua c'è il bonus. E avete visto, ne avete recuperati, magari recuperati 10 o 15.000 in più. Col bonus. È vero che se consegnate con la gente in sessione c'è più rischio che vi vengano a rubare, però vabbè. Quello per fortuna è venuto a uccidermi dopo che avevo consegnato. Quindi a me è andato ancora abbastanza bene. Oh. Le stradine di montagna. Come se la Bordonecchia. Ma scusa, se io taglio di qua. Lo stabilimento ce l'ho di fronte lì. Io devo capire sta macchina di chi cacchio è. Mi trovo sempre un'auto parcheggiata qua. E quindi questo è in ordine il secondo stabilimento che ho comprato, quello di metanfetamina. This is Pegasus Lifestyle Management to remind you that we have a wide range of luxury and specialty vehicles available for delivery.
Bravo. Allora, potrei comprarle, ma parliamoci chiaro, c'è più divertimento se uno le ruba. Quindi andiamo e rubiamo. Sì, sì. Ecco, giustamente dall'altra parte, penso che era in centro, in 4 km. L'auto penso che andremo a recuperarla poi dopo. Io all'inizio avevo sprecato soldi comprandomi garage su garage. Quando poi ho scoperto che c'era il club, che già costava 200.000 solo prima, quello che ho preso io. È vero, è un po' lontano dalla città, però tutti gli stabilimenti principali sono vicino al club. Quindi sono tutti fuori gli stabilimenti. Ciao. Boom. Come si suol dire, un albero c'era e un albero abbiamo preso. Manca andarmi a comprare degli snack. Se andavi dritta non ti prendevo. Semplice. Dai, 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 che ho fretta, dai, 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 che ho fretta, dai, 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 che ho fretta. Levatevi. Come fa a morire se lo prendi solo da un lato? Sì, sì, dai, dai. Dai, che ho fretta, su. Vabbè, sì, intanto questo sarà morto. Olè. Olè. No, cos'è quella roba? Di nuovo con la missione di avvicinare i poliziotti, ma sempre le stesse sono. Possibile. Aspettiamo che arrivino i poliziotti. Pull your car.
E si va. E si va. E si vola. E vai che c'è pure il segnale globale. Almeno si tolgono tutti dalle palle, dai, 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 toglietevi, toglietevi. Ma no, devi andare dall'altro lato, pirla. Faccia da pirla. Dai, 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 dai. Via dalle balle, via dalle balle. Via, 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 via. Passa la legge, via. No. No, così non va bene. E basta. Ah boh, ho tolto pure il sospetto, quindi boh, sono a posto. Se non viene nessuno a rompere le balle negli altri giocatori, in teoria. Facciamo questa consegna easy. Che poi sono sempre le stesse, veramente. Boh. Da una parte ha ragione chi dice che forse è meglio comprarle le scorte. Bella musichetta. Dai, dai, dai. E vai. E vai. Tum tum tu tum 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 tu tu. Evita la macchina. Mamma. Ah, di nuovo sta stradina mi fa fare. Salta. Pirla. Sei un pirla. Ma porcaccia miseriaccia. No, vabbè, ma sei pirla allora. E adesso come la prendi la moto? Amba. Sei furbo, eh? Sei proprio furbo, eh? Teniamo sulla strada normale, va, che è meglio. Adesso vi rispondo ai commenti, un attimo, eh. Questa consegna qua è già diventata troppo lunga. Troppo, troppo lunga. Dai, buttati nel cerchio giallo. Bravo. Bravo. Allora. Dunque. Non mi dai i commenti, ragazzi. Non so perché. Ok, abbiamo due tacche, quindi alla prossima. Appena c'è un attacco devo consegnare. Sempre per il discorso di prima. Dunque, boh, non lo so, sono uscito un attimo. Perché non mi dà, non mi fa vedere la chat? Ok.
Ragazzi, provate a scrivere perché io non vedo la chat. Niente, non so cosa ho combinato. Allora, aspettate. Ok, attiviamo questo. Attiviamo questo. Ok. Ok, boh, se volete provare a scrivere, ma non lo so, non so cosa ho combinato. Comunque, ciao a tutti. Allora, adesso cosa facciamo? Adesso andiamo. Dunque, perché se noi andiamo giù di qua. Con molta calma, ma molta calma. Allora, aspettate.
takes is one quick call to Morse Mutual, and we will replace any vehicle that is...
so you've had a look at the place. It's primed and ready. Just get these supplies and we'll start production. You need something, huh? One of your rides? Let me know. I'll bring it by.
Non si sentiva? Adesso? Quindi ho parlato da solo come uno scemo per 20 minuti? Adesso mi senti, Steve? Ah, cavolo, per 20 minuti ho parlato come uno stupido. Vabbè, ripeto tutto quello che ho detto, dai. Ho detto che adesso ne dovete approfittare, che ci sono gli sconti, oltre al milione che ha dato la Rockstar. Questa settimana qua, fino a mercoledì, ci sono gli sconti sui Clubhouse e tutte le attività. E tutte le migliorie dei Clubhouse, logicamente. Quindi approfittatene, compratevi... lo so. Tu da PC, vero? O Xbox? Anche ieri c'era un altro ragazzo che è venuto e mi fa che anche lui era da computer, peccato. Il PC, spero che entro Natale riuscirò a prendermelo e poi giocherò anche io su PC. Mi hanno detto che è molto meglio. Ah, Xbox. Allora, cerchiamo di capire un attimo. Allora, io manderei via il veicolo. Poi farei che scendere tutto caruccio, in giacca e cravatta. Poi recupera la borsa, ok, capito. Devo uccidere. Sì, me l'hanno detto, il PC è molto meglio rispetto a tutto. Allora, la borsa è qua dentro praticamente. Ho visto che tanti giochi sono più belli su Xbox. Scusa, ma la borsa dov'è? Ah, questa è la borsa. Ok, quindi torno allo stabilimento. E me lo dici così? Torno allo stabilimento. Ah no? Non ci sono i modder, che figo. Quella è una cosa figa. Qua adesso il meccanico mi raggiunge. Che sono sperduto. Qua FQ2 dovrebbe essere un fuoristrada. Vabbè, allora su Xbox se non sono i mod è figo, però dai, beato te. Io qua ne becco uno a ogni ora. Sì, infatti il Q2 è la copia del praticamente dell'Audi Q2 e dovrebbe essere meglio su questa strada qua. Tu sei milionario? Ma hai comprato all'inizio con le offerte o investi soldi reali sul gioco? Ah, non hai mai shoppato? Ma anche a me piace così giocare e farmi soldi piuttosto giocando, che non mi piace shoppare. Preferisco guadagnarmeli giocando, c'è più soddisfazione secondo me. Tutto. Facciamo merenda. E tu cosa intendi come cose inutili? Beh, io ho iniziato da qua perché adesso c'è la sta occasione qua delle offerte, boh. Ho deciso di farmi tutti questi stabilimenti qua.
Diciamo che da qualche mese ho ricominciato a giocare a GTA. Ah, ok. Sì, infatti io vedo molti youtuber che comprano qualsiasi macchina esce, macchina che va nell'acqua. Cioè, macchine stupide solo per fare dei video, sì, magari simpatici, però poi alla fine non ti servono realmente nel gioco. Quindi anche a me, secondo me, è inutile comprarle. Io l'ho trovata quella lì, la R8 gratis, quindi... Voglio dire... Ed è perfetta come macchina, solo l'ho distrutta, devo capire come recuperarla. Come ne compro un altro. E faccio prima. Oh, pian 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 piano. Infatti io dopo gli stabilimenti che mi faccio un po' di soldi, non so da cosa iniziare, se CEO o prendimi l'hangar o il bunker, non so, sto cercando un po' di consigli per capire qual è l'attività migliore dopo il club, oppure il nightclub. Non lo so, sto cercando aiuto da tutti praticamente. Il CEO è migliore. So che il palazzo costa meno, costa 1 milione il palazzo, poi di comprarti il magazzino, so. Ma mi faccio 1,5 milioni con la vendita delle auto, giusto? Ok. O mi costa 1,5 milioni tra palazzo e magazzino? Fammi capire. Voglio capire il modo migliore per spendere meno e recuperarli in modo più veloce, perché siccome non giocavo, non è tanto che ci giocavo, che ci gioco a GTA guardando solo i video degli altri, però ho visto sempre video di gente dove o usa le mod o comunque usa soldi reali. E da un video all'altro si ritrova ogni video 8-10 milioni sul conto e compra il mondo. E ah, ok. Ma queste missioni qua puoi farle anche da solo come CEO? Come il clubhouse, puoi fare le missioni da solo o devi per forza avere gente in sessione che ti aiuta? Ah no, io adesso ho poco, 167.000 dollari, perché ho comprato l'altro stabilimento. Te l'ho detto, mi sto comprando prima tutti gli stabilimenti. Ah, ok, quella della CEO, ok. Al massimo mi metto con 2 miei amici, alla sera quando possono, e me le faccio con loro. Ma con cosa? Con l'import-export, giusto? Mi facevi fare 100.000, vendevamo un'auto e mi recuperavo 100.000 dollari così puliti? Sì. Sì. Ma sei brava, Daisy. Brava. Daisy. Ah, ok. Guarda, per quasi, non lo dico proprio sicuramente, ma quasi sicuramente per Natale dovrei riuscire ad avere il PC. E quindi poi comprerò GTA per il PC e così potrò metterci anche la webcam. Io non spendo 300 euro di webcam per la PlayStation, piuttosto li spendo su un PC.
Ah già, tu sei su Xbox, è vero? Ma perché scusa, non si può? Neanche tra Xbox e Play si può? Io sapevo, pensavo solo tra computer e console non si poteva, ma pensavo che tra Xbox e Play si poteva giocare insieme. Brutto così però. Ah, così è proprio brutto. E quindi sei tutti quei soldi, che rango sei tu? Perché visto che io sono arrivato a 52, perché appunto non è tanto che giocavo. 9.900 dollari per le utenze. Ecco, bene. Qua invece di guadagnare. Allora, usciamo da qua, tanto adesso deve rifornire il tutto. Allora, prendiamo l'auto che è nel box qua dietro, nel garage. Ah, 120. E che vantaggi ti dà quando superi il livello 100? Te ne dà qualcuno? Questo è un negozietto di vestiti solo? Discount store. Io ho bisogno di un negozio per prendermi. Prendiamo un po' di snack. Allora, mi dai tutti di questi, tutti di questi, tutti di questi. Sì, e poi facciamo che mi dai tutto quello che hai. Dai, muoviti. Dai, dai. E muoviti. Facciamo esplodere una bottiglia. In faccia, se... Quanto ci piace il sangue in faccia. Ora direi che dobbiamo scappare. Allora, dov'è la mia macchina? Qua. Ehi, 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 siamo calmi, eh. Non ho fatto niente. Tanto non gli servivano i soldi, che palle. Perché dovete uccidermi? Esagerati. Esagerati. Cioè, prima il gioco mi ha consigliato di mettermi in una sessione dove c'era gente perché ero solo in sessione. Ma che sei scemo? Gli affari migliori li faccio quando sono da solo, in sessione. Allora, adesso dobbiamo andare in mezzo alle montagne, praticamente. E quest'auto è perfetta. Qua non ci passerò mai, vero? Ma porca puzzola. Ciao. Ciao ciao. Dio Daisy, ciao ciao. Ok. Andiamo di qua. Opla, andiamo di qua. Grazie. Proprio di fronte alla polizia. Mamma. Dai, mamma.
Oh, una pietra c'era, e porca puzzola. Grazie. Posso passare in mezzo? Ci passa, no? Ah, so perché 600? Perché costa sempre di più? Togliere il livello di sospettato. Banda. Quale banda? Steve, ci sei ancora? Scusa, ma ero un attimo concentrato a spaccare tutto. Dov'è? Vabbò. Minchia, un colpo mi ha dato un. Fai fuori i nemici. La testa, voglio capire come cazzo fanno a beccarmi da laggiù e io non li becco. Ancora non morita. Morto massacreto, mi hanno massacreto. Perché adesso mi fa arrivare da qua? Da dietro mi fa arrivare. Beh, non è male come idea però. Dov'è?
Me ne dà uno sopra, ma non riesco a capire dov'è. Ma dove cacchio sono? Ma pensa te. E qua dovrebbe esserci qualcosa. Soldi e armi, buono. Pensavo di più, ma... Ok. Non è che qua c'è qualche carta, qualcosa. No. Ok. No, la mia auto. Ma la mia auto. Questa è quella elettrica. No, 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 lascia stare. Prendiamo questo. Ho messo la gomma a terra. Vediamo questo. Oh. Non c'è una gomma. Porca puzzola. Vabbè, facciamo così, boh. Vabbè, ma ci abbiamo questo. Allora, intanto impostiamo la meta. Torniamo... Ma sì, torniamo alla serra, che è quella più vicina, va. Abbiamo questo. Oh, scendi un attimo. Olè. Abbiamo 5 statuette su 100. Entro Natale le prenderemo tutte. Vai, chiama mamma, vai. Andiamo a chiamare? Pensavo che eravamo di quelle elettriche che andavano pianissimo, invece no. Poi veloce anche questo. Lotta tra business, se sono da solo. Come fai se c'è lotta tra business? Allora, aspetta. Ah no, siamo in 4.
So che è buona lotta del business, ma non ho voglia di farla. Ma scusa. Ma qua è il mio stabilimento. Boom. Ma magari mettiamo via l'arma. Che dici? Madonna, ancora non hanno fatte le merci, la scorta è piena. Vabbè, io intanto vado a vedere una cosa, va. Allora, proviamo a vedere. Intanto ci mettiamo sui $2000. Li mettiamo via, in banca. Deposita. E via, così. Ok. Poi volevo vedere Mates Bank. Allora, Clubhouse. Questo è quello che ho io. Se io prendessi questo 126, questo 135, con questo sarei più o meno a metà tra tutte le attività, perché questo è troppo lontano. Addirittura c'è anche qua dietro. Quanto costa questo? 145. E questo 150. Però siccome le attività sono tutte qua, io quasi quasi mi prenderei questo. Boh, poi vediamo. Quindi questa è piena, che faccio adesso? Ho lo stabilimento pieno. Qual era quella che c'aveva un po' di marcia? Forse era questo qua. Della cocaina. Cocaina. Andiamo a dare un'occhiata, va. Ah, stai bravo. Il fatto che c'è una ferrovia vicina non è che sia molto... mi piaccia molto come cosa, però. Papà. Chi è? Chi sei? Mamma. Sei Daisy? Mamma. Mamma, adesso arriva mamma. Noi andiamo a controllare gli affari, che intanto che aspettiamo che arriva mamma. Come si fonde sto motore? Va veloce, ma prima o poi si fonde. Scendere. Eh? Ah, sei su. Questo non è nostro sto macchino. Caspita, 80.000 di valore. Allora, vediamo un attimo una cosa.
No. Devo andare qua. Allora, dov'è? No, dov'è? Viaggi trasporti. Benny, ok. Allora, Lestino. Vediamo se c'è ancora quella gratis. Eccola. Prima ce l'avevo bianca, adesso la prendo blu. E la rimettiamo qui. Perfetto. Quanta gente c'è in sessione? 12, sono tantissimi, ma noi ci proviamo lo stesso. Meno che non mi dice che ci vogliono più persone. 100.000, 120.000. Ok, andiamo a vendere, andiamo a vendere. E se c'è qualcuno ci ferma, li picchiamo, vero? Li picchiamo? No, con l'aereo no, 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 perché? No, ma lo fanno apposta. Con l'aereo mi sono schiantato l'altra volta. Ma no. No. Perché con l'aereo? Poi perché devo girare? Se qua la strada va dritta, posso fare tutto il giro così. Perché mi fa girare? E perdo solo tempo. Forse sono GPS, non lo capisco. Giustamente. Questo va a frenare proprio all'ultimo. Però penso che potrei comprarmi una barca. Una piccola barca. Saprà attraversare il lago. Pulmino di Scooby-Doo. Scusa, così ci abbiamo messo molto meno. Ok, scendiamo. Abbiamo 26 minuti di tempo. Allora, io l'aereo non lo so pilotare. Questo può andare anche sull'acqua, volendo.
potrei andare anche sull'acqua. Resi, ferma. Ferma. Vai un attimo a chiamare mamma. E non posso stare più. Resi, dai. Vai vicino a mamma, vai a chiamare mamma. Il 4 comunque si è alzato e mi richiamavi invece di giocare, ti ho detto che non volevo uscire tardi.
Allora, questo bel tuffo nell'acqua è tutto. E direi che ci possiamo vedere al prossimo video. Ciao a tutti e un bacio a tutte.